Ciao a tutti amici di Food Lovers, benvenuti ad una nuova strepitosa puntata. Oggi 18 ottobre 2024, siamo qui in diretta da Onda Web Radio. Pronti a portare delle idee strepitose sulle vostre tavole? Ebbene sì, dovete seguirci. Io sono Rosanna, al mio fianco Francesco. Ciao Rosanna, ciao a tutti, buon venerdì e benvenuti alla terza puntata di Food Lovers. Beh, io sono già pronto per bruciare qualche altra ricetta in cucina, però già lo so che c'è la mia Rosanna qui che è pronta a salvarmi in tempi utili. Però intanto io vi ricordo il nostro sito internet, che è www.ondawebradio.com, e la nostra applicazione gratuita che potete scaricare dal Play Store ed è funzionabile anche su Smart TV e Amazon Fire TV. Mi raccomando, perché siamo in diretta anche sulla nostra pagina Facebook Onda Web Radio, sul nostro canale YouTube Onda Web Radio, e siamo in diretta anche soltanto in radio su tutti gli aggregatori nazionali sulla pagina Onda Web Radio. Ebbene, allora partiamo subito. Abbiamo un programma pieno di spunti interessanti, dai piatti sfiziosi a idee smart per la spesa, fino alle ricette per pranzi domenicali indimenticabili. Ma prima di tutto lanciamo insieme la nostra sigla! E questa era la nostra bellissima sigla. Noi siamo entrati nella puntata e partiamo subito con la prima rubrica di oggi, che come voi sapete è
sfizi e capricci. For once in my life I've got someone who needs me. Sfizi e capricci. Oggi, Rosanna, io ho una voglia matta di qualcosa di sfizioso da mangiare, ma non ho idea di cosa preparare. Ecco, aiutami tu, dammi qualche idea, dammi qualche suggerimento. Chiaramente ho l'idea giusta per te, Francesco. Non avevo dubbi. Oggi vi porto una ricetta semplice, super gustosa: polpette di ricotta e spinaci, morbide, leggere, perfette per un aperitivo o un secondo piatto veloce. Polpette, ricotta e spinaci. Io non ho mai provato a farle, però diciamo che già il nome mi suonano deliziose. Perché chiaramente lui prova a farle. Va bene, Francesco, ovviamente. Ecco, come si fanno? Quella era la domanda che ti volevo dire. Molto semplice, basta mescolare la ricotta con gli spinaci cotti e ben strizzati, aggiungere un uovo, del parmigiano, un pizzico di sale e pepe e un po' di pan grattato per dare consistenza. Poi si formano le polpette, le passiamo nel pan grattato e le cuociamo al forno fino a doratura. Beh, semplice per me allora questa ricettina. E poi al forno, quindi, sono anche leggerissime se vogliamo. Ma sembra una ricetta perfetta per tutti, non solo per chi ha dieta, voglio dire. Esattamente, le puoi accompagnare con una salsina allo yogurt per renderle ancora più sfiziose. Ascoltatori, provatele e fateci sapere. E allora, tutti quanti ai fornelli a preparare queste polpette strepitose. Poi, come diceva Rosanna, fateci sapere, io vi lascio il numero di telefono che è il 334 50 444 91, oppure il nostro indirizzo email che è info@ondawebradio.com per vedere i vostri risultati in cucina. Ci ascoltiamo un brano musicale, sì, e torniamo tra poco. Non uso la tune come non funziona. Non indosso scarpe con il tacco perché a camminare sto imparando ancora. Chi ha fatto la storia l'ha fatta di strada, consumato sola. La rabu da poco solo fa pigliare. E non si faceva foto con le gambe all'aria. Sta accorta che c'è il filler che cola dall'apro. E così giorni prendi appuntamento sì dal fatto. Non ho niente da invidiare, la tua bellezza naturale. A roppo che le hai dovuto pagare. Lasciatelo dire, se fossi stata ancora un cesso per sarebbe grave. La la la, e meno male che mi salva musica. La la la, a volte vorrei essere nata stupida. Non ho fatto più che le può fare. Tanto la verità non riesce mai. La la la, vorrei svegliarmi e ritrovarmi in Florida. Solo in vista, tanto mi sa che non ti interessa. Cado a guardare in faccia, però non capisco l'asta femminista. La poesia nella didascalia, capo grido, ma se vuoi postare il culo è la scelta giusta. Aggiungi casi umani alla tua lista, che non sono mai abbastanza. Penso che a un certo punto ha già perso speranze. La, 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 è meno male che mi salva musica. La, 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 a volte vorrei essere nata. Sento più, I don't wanna do, non va sento più, I don't wanna do, non va sento più, I don't wanna do, non va sento più, no. La la la, è meno male che mi salva musica. La la la, a volte vorrei essere nata stupida. Non ho fatto più che lo può fare, tanto la verità non riesce mai. La la la, vorrei svegliarmi e ritrovarmi in Florida. Ed eccoci pronti con una nuova rubrica che è Spesa Smart. For
once in my life I've got someone who needs me. Spesa Smart. Amici, lo sappiamo tutti, fare una spesa di qualità senza svuotare il portafoglio può sembrare un'impresa impossibile, ma vi assicuro che non è così. Oggi voglio parlarvi di un trucco semplice per risparmiare senza rinunciare a mangiare bene. Beh, allora Rosanna, svelaci i trucchi di questa settimana, così io mi organizzo anche per andare a fare la spesa, voglio dire. Va bene, oggi parliamo delle verdure di stagione. Comprare frutta e verdura di stagione non solo vi farà risparmiare, ma vi garantirà prodotti più freschi e saporiti. Ad ottobre, ad esempio, ci sono zucche, cavoli, porri e funghi. Tutte verdure perfette per piatti caldi e confortanti. È interessante, però come possiamo fare per scegliere quali sono poi alla fine i frutti e le verdure di stagione? Beh, il segreto è sempre quello di fare una buona ricerca, o meglio ancora affidarsi al mercato contadino o alle etichette dei prodotti. In più, acquistare frutta e verdura di stagione ha un impatto positivo anche sull'ambiente, perché i prodotti locali richiedono meno trasporti. Sì, fantastico tutto questo, però non solo risparmiamo, come dici tu, facciamo anche una scelta abbastanza sostenibile. Quindi tutti a fare la spesa, mi raccomando. Noi intanto ci prendiamo un'altra pausa musicale, quindi restate con noi perché vi faremo ascoltare una canzone e noi saremo qui, non ci muoviamo, A fra poco. Buonanotte a chi come a me ci crede ancora. Corra a 130 all'ora e spezzo tutta l'illusione. Buonanotte a chi non si arrende e ci riprova. Sa contente una carezza che la mano che ti sfiora. Buonanotte a te che da presente a tutti loro. Ti pare una sciocchezza ma mi si trasuda ancora. Buonanotte a voi, tanti obbui che amo consolo. Buonanotte a me, a me che scrivo ancora sti canzoni. Mamma mia che fatta quanto tempo sto scelato. Sono un cattivo esempio per chi te una vita agiata. Calma cerchi ma tu mi, ma te cerchi la nottata. Giurati non sto fatti, testami l'hanno dimostrato. Schiva chi mi ha schifato, piglia vita come ben. Con due vine e due pampere sto con ogni tasserata. Facevo rap a 16 anni, non ci faccio meglio prima. Che stessa faccia, stessa grinta e che stessa cazzina. Buonanotte a chi, la sonna e vedi ma vasata. Mi immaginare sito con una roba faccio pezzate che lavoraci in assopito. Quanti volte m'ha parlato, mi ricevuto pagine e pagine l'ha stracciata. Immagini che è stata, si stanno che dite puntate. È un'indagine sbagliata, arrivo margine scucciata. Buonanotte a chi ha capito, buonanotte a chi c'è stato. Buonanotte a chi sa sulla vita e mai se l'ha mandata. Notte che va, sonno non vengo. Spero che stanotte non mi addormo sempre con stessa pensiero. L'uno sta là, sempre sincero. Ogni tanto torno sta malinconia, fammi sta serena. Scrivo scrivana fino a dimana, coppa scrivani. In da chi stanno, vitte rime, son canina nanna mi. Buonanotte a chi, scriva vita in te canzone. Buonanotte a me, che cerco solo l'emozione. Come consiglio l'uno, che cosa c'ha comune. Facimmo finta e ci sapemmo, ci sapemmo buono. Non parlo con nessuno, scuso se inopportuno. Voglio star zeccato a te, ogni scusa è buona. Che non ci sta fortuna, cammino rindo scuro. Sei sempre là per mi vorrei, ma non avevo paura. Coppa panchina, fumo, come consiglio l'uno. Ne è passato tempo che si pare tu comune. C'è rozza e vivo in corpo a me, non l'hanno assassinato. Alzato un bicchiere in aria, si vuol ricordato. O stati faccio per fotifa e no per far la quadra. Pascal parla sempre di quando sta mizzallata. Ma risponde a musica, se la domanda è chiara. Tu sotto i chiari luna, sei sempre spettacolare. Buonanotte a chi? A chi? Se ne aiuta a mare, ma ha voluto bene. E non lassata mai stimmane. L'orgoglio a serratura in l'om, sto bene si scava. Mo foglia adulatore, su lista trovata chiave. Buonanotte vita mia, camerato non ripara. Io te voglio perché la che sì, la te facessi ne brava. Sappare faccio pace, ma comunque faccio quella che mi pare e piace. Quando parlo spissa mi rispiace. Buonanotte a chi mi schifo, poi mi vera e mi rubace. Me ne fotto per chi tif, a fumare non so capace. Notte che va, fondo non vene. Spero che stanotte non mi addormo sempre con stessa pensiero. L'uno sta là, sempre sincero. Ogni tanto torno sta malinconia, fammi sta serena. Scrivo scrivano fino a dimana, coppa scrivani. In là chi stanno, vitte rime, son canina nanna mi. Buonanotte a chi, scriva vita in te canzone. Buonanotte a me, che cerco solo un'emozione. C'è rosso e vivo un colpo a me, non l'hanno assassinato. L'hanno coprito così bruno insieme a Luna e Katia. Ringrazio a Dica, c'è stai tu, che non si commalla.
Buonanotte a chi mi sta vicino e non m'ha mai lasciato. Buonanotte, adieu. Ed eccoci arrivati alla rubrica Mangiare sano. For once in my life I've got someone who needs me. Mangiare sano. Eccoci qua, dedicata, una rubrica dedicata a chi vuole prendersi cura del proprio corpo senza rinunciare al gusto. Rosanna, ecco, oggi cosa ci proponi? Io dico Rosanna perché tu sei l'esperta di Food Lovers. Sì, una ricetta live. Facciamolo light, sembrare così. No, è vero ragazzi, perché lei è brava a cucinare, ve lo posso garantire. Io assaggio spesso le cose che prepara. Il problema è che sono io una frana in cucina. So che questa ricetta è una ricetta light, ma anche una ricetta ricca di sapore. Allora, parlacene tu. Oggi vi porto un'idea leggera e colorata: insalata di couscous integrale con verdure grigliate. È un piatto sano, completo e facilissimo da preparare. Anche io adoro il couscous, ma io la faccio sempre allo stesso modo. Però come posso renderlo invece secondo i tuoi consigli più interessante? Sempre semplicissimo: prima cuoci il couscous integrale con acqua calda, poi lo lasci raffreddare ovviamente, nel frattempo grigli delle verdure come zucchine, peperoni e melanzane. Una volta cotte le tagli a pezzetti e le unisci al couscous. Condisci con olio extravergine di oliva, succo di limone, sale e pepe e magari un po' di menta fresca per dare un tocco di freschezza. Beh, diciamo che è un'idea super perfetta per un pranzo leggero e nutriente. A me piace anche la variante con le verdure grigliate, che dà proprio quel sapore più affumicato in più che a me piace. Eh sì, e potete aggiungere ceci o feta per renderla ancora più completa. Provate questa ricetta per un pasto sano e gustoso. E allora, cari ascoltatori, ad ogni rubrica ci dovete far sapere, ecco, come vi vengono queste cose qua, perché io mi fido di Rosanna, non so voi, quindi provatele e fatelo sapere, fatecelo sapere. Ovvio. Rosanna, noi ci fermiamo ancora per una pausa musicale, restate con noi. Sente più leggera, o sale se lo vada vuole a me, ma volano lontano sti pensieri, vicino mare all'astri nuda a te, e l'acqua sta ferma, o cielo ci guarda, e i vega soltanto capistocchi e tuoi mi parlano, e l'aria è più dolce, la luna fa luce, ci fa compagnia e noi ci avasamo ancora. Sono mai sto scetata e sento forte ancora voglia di a sento rinde non mi passa mai. Io desiderio che sta amore tuo, sto corpo sempre con profumo cadie. Stanotte è così, tu che lo sai mi fa impazzire, e l'aria è più dolce, la luna fa luce, ci fa compagnia e noi ci basiamo ancora. L'amore ci abbraccia, ci tena strignuta, stanotte è più vera,
se vanno ancora. Ed eccoci ritornati in onda, e questa è la rubrica che tutti aspettiamo, me compresa, ve lo voglio svelare, che è il menù della domenica. For once in my life I've got someone who needs me. Il menù della domenica. E allora, oggi voglio proporvi... Guarda come siamo contenti quando lo annunciamo, sì, però. Sì, perché è così faticoso preparare il menù della domenica ogni volta. Invece è così bello assaggiarlo poi il menù della domenica. E allora, parliamo di questo menù che vi farà fare un figurone con i vostri ospiti, ma che è anche semplice da realizzare. Siete pronti a scoprirlo? Beh, io come te lo adoro questa rubrica, perché ti dà sempre idee perfette per la domenica quando volete cucinare qualcosa di speciale. Ecco, oggi cosa ci proponi, Rosanna? Allora, iniziamo con un antipasto che farà colpo: flan di zucca e parmigiano. Come primo piatto vi propongo un delizioso piatto, vabbè ragazzi, unico, fantastico: lasagne ai funghi mamma porcini. Mia. E per finire in bellezza un dolce soffice e profumato, la torta di mele, un classico che non delude mai. Wow Rosanna, questo menù diciamo che è proprio da ristorante stellato. E allora facciamo così, io vado giù e partiamo proprio dal flan di zucca e parmigiano. Vi do gli ingredienti per 4 persone. Ci vogliono 500 g di zucca, 100 g di parmigiano reggiano grattugiato, 2 uova, 100 ml di panna fresca, sale e pepe quanto basta, noce moscata quanto basta, burro e pan grattato per gli stampini. E allora passiamo subito al procedimento. Tagliamo la zucca a pezzetti, la cuociamo in forno a 180 gradi per circa 25 minuti, fino a che non diventa morbida. Possiamo anche cuocerla a vapore se preferiamo. Beh, una volta cotta, poi schiacciare la zucca con una forchetta e frullarla per ottenere una purea liscia. Aggiungere le uova, il parmigiano grattugiato e la panna. Insaporire con sale, pepe ed una grattugiata di noce moscata. Imburriamo 4 stampini da flan e cospargiamo con del pan grattato. Questo aiuterà a sformare i flan più facilmente. Poi bisogna versare il composto di zucca negli stampini e cuocerla a bagnomaria in forno per 180 gradi, cioè a 180 gradi per circa 30-35 minuti. I flan saranno pronti quando si saranno rassodati e avranno una leggera doratura. Esatto, lasciamo intiepidire i flan prima di sformarli, poi servirli con una salsa leggera al formaggio o semplicemente con un filo d'olio Evo. E voilà! E allora sarai tu questa volta a dare gli ingredienti invece per 6 persone per quanto riguarda le lasagne. Va sì. Bene, allora 250 g di lasagne fresche o secche da cuocere, 400 g di funghi porcini freschi o anche surgelati, 500 ml di besciamella, uno spicchio d'aglio, 100 g di parmigiano reggiano grattugiato, 300 g di mozzarella o scamorza, olio extravergine d'oliva quanto basta, prezzemolo fresco quanto basta, sale e pepe quanto basta. Io passo invece a raccontarvi la presentazione. La preparazione. Allora, pulite i funghi porcini, se usate naturalmente quelli freschi, e li tagliate a pezzetti. Poi in una padella fate rosolare con uno spicchio d'aglio un filo d'olio extravergine d'oliva. Aggiungete i funghi, il sale, il pepe e cuocete per circa 10-15 minuti, fino a che non diventeranno teneri. A fine cottura eliminate l'aglio e aggiungete un po' di prezzemolo fresco tritato. E allora andiamo con la besciamella. Se non avete quella già pronta, potete procedere sciogliendo 50 g di burro in un pentolino, aggiungendo 50 g di farina e poi 500 ml di latte. Mescolare molto bene fino ad ottenere una crema liscia e densa, e bisogna aggiustare di sale, pepe e mi raccomando la noce moscata. Adesso bisogna assemblarle queste lasagne, quindi in una teglia da forno versate un leggero strato di besciamella sul fondo, aggiungete uno strato di lasagne, poi uno strato di funghi, un po' di mozzarella o scamorza tagliata a pezzetti, un po' di parmigiano, un altro strato di besciamella e dovete ripetere l'operazione fino ad esaurire tutti gli ingredienti. Certo, perché non buttiamo nulla, signore. No, certo che no. E allora terminiamo con uno strato di besciamella e abbondantissimo parmigiano per creare quella crosticina dorata buonissima.
cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 30-35 minuti, fino a quando le lasagne saranno ben dorate in superficie. Poi bisogna farle riposare proprio giusto 5-10 minuti prima di tagliarle e servirle. E noi concludiamo con questo dolce che è dai tempi dei nostri nonni, è la torta per eccellenza, la torta di mele. Dai gli ingredienti? Certo, allora ci vogliono 3 mele, preferibilmente quelle golden o quelle renette, 250 g di farina del tipo 00, 150 g di zucchero, 3 uova, 100 ml di latte, 100 g di burro fuso, 80 ml di olio di semi uguale, una bustina di lievito per dolci circa 16 g, succo di limone, un cucchiaio di estratto di vaniglia o vanillina, zucchero a velo per decorare, questo è facoltativo a chi piace e a chi non piace. E allora, sbucciamo le mele e le tagliamo a fettine sottili. Le mettiamo in una ciotola con il succo di limone per evitare che anneriscano. In una ciotola poi sbattiamo le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. Aggiungere il burro fuso oppure l'olio, il latte e mescoliamo bene. Poi bisogna unire l'estratto di vaniglia. Setacciamo la farina con il lievito e incorporiamoli al composto di uova mescolando delicatamente fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Adesso prendiamo questo impasto, prendiamo una tortiera da 22-24 cm e versiamoci dentro metà di questo impasto, precedentemente imburrata ed infarinata. Naturalmente bisogna disporre poi metà delle mele a fettine sopra questo impasto, coprire con il resto dell'impasto e terminare con le restanti mele disposte a reggiera sulla superficie per decorarla. Esatto, cuociamo la torta in forno statico preriscaldato, mi raccomando il forno statico perché i dolci non si fanno con il forno ventilato, è vero. A 180 gradi per circa 40-45 minuti o fino a che uno stuzzicadenti inserito al centro non esca pulito. Una volta che questo dolce si sia raffreddato, se vi piace o non vi piace lo spolverizzate oppure no con del zucchero a velo, oppure lasciate la frutta in vista. Io devo dire la verità, lo preferisco con lo zucchero a velo perché sulla frutta. Sì, è molto buono, anche perché la torta di mele non è sulla frutta ma viene comunque un impasto, le mele vengono all'interno, quindi lo zucchero a velo poi dona quel tocco in più. È vero, ma anche poi bello da vedere tutta queste mele sotto con questa spolverizzata di zucchero a velo. Sì, vabbè, ma tu tanto stai facendo finta perché tu non sai come viene, quindi stai immaginando tutte le mele da sopra. Vabbè, lasciamo perdere, amici. Ragazzi, è pessimo. Facciamo Rosanna. Così, ci ragazzi, ascoltiamo un'altra canzone e torniamo tra voi. Cioè, da voi, tra poco. Vedi che mi fai pure sbagliare. Vai, mo. Sì, ma sienta, base che sta nel suo computer non fa niente. Proprio una giornata che fate sull'acqua e vienta. Stenta, tirata nella lava di rienta. Poi c'è la cacciettina, papi, c'è una patramenta. Non surge che festa, bucata con già. Non turce, poi ne prima e mo' da brucia. Non turce, sta sento, lontana racca. Su strunzo, volume, una bocca, che la gomba. Cada c'è brucia, ne c'è la bella. A te che commerciale, anche a patta, anche a tarantella. Kill one the ground, lo sound, rimane strella. Voglio quello romo, non batte, batte, benarelle. E peggio, ci fa gongo per fogli, momo. Non testo, io non mi fa buona, io tutto, guaglio. Piglia che ma se dalla vera, stato come sardino se pari a ne chi da crera. Capo di do locale se mamma non mi chiera. L'ombra la battaglia, fermo ne chi trucca della fattucchiera. Oh, ma qual è il problema? Sciolta mo, ti voglio bene ma sincera. Non ci faccia più, vada su qui. Sto volta a volta a davarmi. Sto in fotta a fotta a cazzere mi. Mi fate cari un regare la FB. Cazzo fa, lieva mi zi bla bla. Me pongo a patraccia con sto babà. Scrimenciato sto usando a pigliata. Ne è parato, ma c'è che mi finca bauta. Così, che sta pacchiarata non forni. Pacchiamo tu troppo night. Ma che merci, scordiamoci un passato simile a Napoli. Beppo, bebo, bebe, itzi, zi. Sì, tu scenda, attacco sul livello che studia a casa chiama Beppe. Può capì perché sono cantante di rap. Te faccio fanno girare da capami. I cani in sacce, ma sacce che ora è qui. Questo momento, tecnicamente, flow prepotente. Tiene la mente, non te papà. A chi sono per curiosità, te venne vicino e tanto umano come va, no. Ma che stia vita è per te normale. Io non ci posso pensare. Tra chi fa l'inglesina, chi sa figlia mappina. Capami ma e fa che medicina e mo. Non lupe ma fotto piatta. Non c'è sta troppa capì. Chi si fa a tetto all'atta. Bebo baby, cazzo fa lì va mi zi bla bla. Per pongo a patraccia al gusto papà. Scrive in chat sto santa pigliata. Never out, what you gonna think about. Così, questa è pacchiara da non forni. Perché avuto troppo da hit, ma come merci. Scordiamoci il passato assieme a Napoli. Once again, cazzo fa lì va mi zi bla bla. Pongo patraccia a gusto babà. Scream and shout sto sound a pigliata. Never out, what you gonna think about. Così, questa pacchiarata non forni. Perché avuto troppo da hit, ma come merci. Scordiamoci il passato assieme a Napoli. Beppo, bebo, baby. Siete pronti, voglio per cantarlo dopo di me.
fuori la voce, oh, tutti! Lo. Grazie! Grazie, Vaiù! Eccoci qua, ritornati in onda con l'ultima rubrica di oggi, che è quella che a mi piace, perché ci sono le lettere delle nostre ascoltatrici. Lettere delle ascoltatrici. È il momento in cui rispondiamo ai vostri messaggi e ovviamente leggiamo le vostre ricette. Rosanna, allora, chi ci scrive oggi? Guarda, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi, ma oggi ho scelto di leggere quelli di Marta da Torino. Ciao Marta. Ciao Marta, che ci ha scritto: ciao Francesco e Rosanna, adoro il vostro programma, grazie. Grazie mille. Ho una cena con amici e vorrei fare una torta salata, avete qualche idea veloce? Beh, una torta salata facile e veloce è la mia passione, tu lo sai che io ci so fare con i dolci, ma Rosanna, cosa consigliamo a Marta? Beh, ho scelto le polpette, ricotta e spinaci, questa volta la torta salata la facciamo con zucchine e ricotta. Si fa in un attimo. Allora, tagliamo le zucchine a rondelle e le facciamo saltare in padella con un po' d'olio. Poi le mescoliamo con la ricotta, parmigiano e un solo uovo. Stendiamo la pasta sfoglia, versiamo il composto e inforniamo per 30 minuti a 180 gradi e voilà, il gioco è fatto. Beh, diciamo che è perfetta. Marta, poi scommetto che farai un figurone, vedi? Io già ti stavo facendo fare una brutta figura perché quando ho letto torta, immaginavo una torta dolce. Non ci ho fatto caso che era una torta salata, quindi con i dolci io ci so fare, ma con il salato proprio no. Però abbiamo Rosanna, per fortuna. No. Allora, grazie a Marta e a tutti voi che ci avete seguito anche oggi. Purtroppo siamo giunti alla fine. Beh, ci vediamo la prossima settimana, sempre qui su Food Lovers. Continuate a seguirci, continuate a rispondere ai nostri messaggi, continuate a mandarci le vostre ricette, le vostre lettere, le vostre foto. Mi raccomando, l'appuntamento con Food Lovers è venerdì prossimo, sempre dalle ore 12 alle ore 13, mi sbaglio, esatto. Perché purtroppo io ho la fissa dalle 11 alle 12. Perché l'anno scorso lo facevamo alle 11, quest'anno abbiamo cambiato un po' il palinsesto, abbiamo inserito cose nuove, quindi l'abbiamo spostata. Eh sì, assolutamente sì, quindi ci vediamo venerdì prossimo. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Sto perdendomi in fiumi di parole, ma questa volta non avrò paura se chiuderai la porta. Restare sola non importa.
in fiumi di parole. Ma questa volta non avrò paura, se chiuderai la porta, restare sola non importa.